Intusa, Ritornerai, lo so, ritornerai. Regini, mi sei mancato come un dito in culo. Guarda, anche te tantissimo. Cosa facciamo? Perché abbiamo detto speciale Certaldo, Regini? Perché oggi abbiamo degli affezionati. Possiamo girare la telecamera? Come li chiamate a Certaldo? Certaldini o Cipolloni? Cipolloni. Che è il simbolo di Certaldo, la cipolla. Il simbolo di Certaldo è la cipolla. Il minorenne va bene perché ha pagato i diritti. Andiamo intanto. Andiamo in questa piazza Vintusa. Te sei di Certaldo? No, io sono di Porto. Di Livorno. Ti aspettavo. Lui dove lo metti? Ti aspettavo. Io sto a Coresini. Il mio titolare. Io sto a Coresini, sembra quasi una palla di pallone, sì, sai? Sì, come stai, Floris? No, sto bene, sto bene. Il mio nuovo collega Floris. Sì, una piccola avventura, l'avventura di ieri. Come è andata? Come è andata? È andata bene, pensavo peggio. Yeah, mettiamoci il piano giornale. Yeah. Mettiamoci il piano giornale. Oh, Fico! No, oh, vedi, la gente già ci ama, ha scritto grandissimi. Oh. Buongiorno, lo prendo, aspetta. Buongiorno. Come andiamo? Oggi giornata ventosa. Giornata ventosa. Ha fatto anche qualche spruzzatina quella? Quella. Fatemi vedere, ogni tanto col capo entra dentro così. Così anche qualche spruzzatina. Col ciuffo, ecco. Certaldo domina. Ragazzi, portaggiuro c'è il gemellaggio, Sì, esatto. Sì, abbiamo deciso noi di fare. Il gemellaggio ci garba. Il gemellaggio di Certaldo. I certaldini ci garbano. I cipolloni ci garbano. Perché cipolloni? Perché la cipolla è tropea e poi c'è la cipolla di Certaldo. Davvero? Non sapevo. Ma è vero, Non sapevo, io è per meglio la cipolla di Certaldo. Infatti non parlare mai con Certaldino la mattina perché. L'unico giornale che ho trovato è il Corriere. No, non ce l'ha. Non ce l'ha. Allora, Ronaldo lo paga Sarri. Questa notizia. Siete mitici, guarda la gente ci ama. Quanti soldi c'ha? Ma ci raccontate qualcosa? Cosa è successo in questa isola? Te hai visto un'altra isola? Ho visto la Sardegna. Com'è? Calda. Sono isolani anche loro però. Sono isolani. Appello. No, i sardi sono, mi garbano. Ti garbano? Non sì, mi garbano. Capivi quando parlavano? Io buono, no. Poi dicevo, sono dell'Ebba, dice, da un'altra isola. Così. Siamo isolani. Allora, su dobbiamo cominciare a chiacchierare un pochettino. Ciao da Piombino, vedi, ma Piombino non è isolana però. No, però va bene, però ci guardano. Piombino mi è garbata una volta sola. Dopo essere stato 20 giorni a Peio, me l'ho fatto due palle così, arrivai a Piombino e dissi bella, è bella anche Piombino dopo 20 giorni. Di Peio. Sì. Vedi che Floris si sta guardando in diretta. Floris si sta autoguardando da dove, su. Dove sei Floris? Sì. No, l'unica cosa che avevo letto invece non c'è niente. Alessandro Floris. Capito, non c'è niente di Peio. Mamma mia. Non c'è peggio. Di Peio. Non c'è fine al Peio. Non c'è fine al Peio. Peggio di Peio. Sì. A Certaldo com'è la situazione sessuale? Buona. Detto, va benissimo. Ecco. Dicono che non c'erano presenze in me. Le toppe sarde com'erano? Ma diciamo che... Fammi conto che era solo nella tua moglie. Fammi conto che la tua moglie non vede queste dicole. No, sta già a cavaccia, sta già guardando. Dice, dove vai? Sta bene. Okay. No, diciamo, bella isola, dei bei panorami, dei bei promontori. Ah, leggi lì. Peculo. Ciao dall'Australia, un'isola più grande. Ma voi ci avete canguri in bar. Noi c'è molto popì, vero fuori. Vero. Oddio, dove si ammazzano? Isola trafficata di questi tempi. Però dice il giornale, ho letto stamani, presenze in meno su luglio, ma sai, anche a loro. Se la giocano sempre così. Anche a loro. Perché devono piangere un po' meno. Lo so che sei romana, Flavia, lo so. Oggi invece c'è la grande fila al mercato, hai visto? Ma qui però. Pieno di gente al mercato a Porto Azzurro. Sì, c'è una fila che prende polli che era anni non si vedeva. Arriva fino alla posta. A un certo punto ha detto non rimanete Raffaele. In fila, ci sono rimasti solo quelli prenotati. Sono quelli prenotati. Questa è la frase classica di Raffaele, è come Raffaele. Da Giuseppe in pizzeria. C'ho l'ultimo tiramisù, ti dice. sono stato un quarto d'ora perché poi a un certo punto pigliava la rete da me e le spostava un altro. Dice poi te lo spiego. E poi mi ridava. Sono arrivato a casa, non lo so. Questo scelto di cosa hai preso? Non lo so. Ha fatto Raffaele. Vabbè, comunque. Non c'è il Tirreno. C'è l'azione laggiù. C'è lui in fondo. C'è il giornale. C'è il cazzo, c'è. Niente.
Vabbè, scusa. Allora, vediamo notizie un po'. Vieni a salutare gli amici di Rico del Bagno. Posso chiedere 5 minuti? Sì, sì, chi è? Tanto sto dormendo. Tanto lo diciamo un attimo, una notizia importante. Veglia! Diciamo una notizia importante. Lunedì... Aspetta, la scena. Sì, sei un po' troppo nero. Era un fermo. La scena, zitto. Ti è arrivato, gli ha levato il giornale di mano, offri la bene al signore. Mi ha levato il giornale di mano, sei il peggio, sei. Oh, hai visto, hanno cambiato il Tirreno, hanno fatto l'impaginazione diversa. Un boccone? Sì, è tutta strana. Un boccone incazzato. Sì, l'hanno fatta molto... Dai, via. L'avevamo detto. Bravo, ma che dico là senza giornale? Bravo, hai ragione. Allora, ragazzi, ci siamo. Stiamo perdendo di tempo. Allora, dissalatore di mola. Dov'è fuori? Perché noi teniamo in termini carichi. Fa pagare il pegno. Allora, dissalatore di mola, progetto in stand-by. Mancano i soldi dei comuni e il bagno. E questo ce l'ha detto noi, ma anni fa. Allarme di ASA. È iniziata una cosa, cioè se vai a tromba devi andare con soldi, un po' andare lì e poi dirgli ma guarda non ce l'ho, che faccio, te lo tocco e basta, no. Allora, 5 euro. 5 euro che mi fanno vedere? Dimmi come chiami? Quindi, allarme di ASA, dagli enti locali devono arrivare 2,5 milioni, così slittano i lavori, intanto ottobre sarà attivo il depuratore, lo sapevamo. Oh. Ce l'ha detto, Cosmopoli e attiva la piattaforma web per scoprire la città. Quindi vi guardate su web, che poi non c'è linea, non c'è collegamento, non sa per fare. Vi guardate Porto Fraido web. Si butta in mare e salva padre e figlio in difficoltà. Hanno cambiato informazione, l'avete cambiato, è vero, sì. Sì. Oh. Allora, Antonio Lorenzo, militare in servizio presso la pineria di Porto Ferraio, residente a Porto Azzurro, ci vedere al mare insieme alla moglie e al figlio alla pianura. Oh, bravo Flori! Grande. Nel frattempo Floris ha portato la bea al signore che gli aveva rubato il giornale, perché sei una merda, ha rubato il giornale al signore. Se. Certo, c'è delle notizie importanti oggi. Cioè, Lorenzo si è lanciato in mare e ha salvato... Sai che c'era la storia di uno invece che a Porto Azzurro ci fu, non posso far nome, ci fu una grande mareggiata, a un certo punto c'era uno che stava sul cazzo anche a Castrati, che stava saltando su una barca e manca po' affogava, un nostro amico Salvatore Maggio si buttò a mare e salvò quest'uomo e lo tirò su, quest'uomo non gli disse nemmeno grazie. E tutti gli dice la Salvatore, ma capisci, cazzo, con un'occasione del genere, vai. E lui dopo qualche tempo disse, cazzo, avete ragione. Quindi spero che Maggio ci veda anche quello che cazzo. Io ringrazio invece il fiorentino che mi salvò tanti anni fa. Ah sì? Chi è? Sì, non so, non ma saputo. È scivolato dagli scogli, con una giornata di mareggiata alle 3 punte, presi una legnata, una panciata così. Arrancavo, gli amici, tipo noia, così mi davano una sanguisata per salire sugli scogli, ho rimasto in balia dell'onde, così sentivo la canzone di Battiato, mare, voglio annegare. Bello, e alla fine un ragazzo, poi un'ozza, si tirò giù e mi salvò. Se te, uomo, che hai salvato la vita a lui, va a chiedere giù. Oggi è un momento buono, perché me lo ricordo. Quindi, mi salvò, mi prese e mi tirò su. Andò bene. Finito il lavoro delle ruspe, l'ex bambù Stix, era guarda un po' chi c'è. Oh, finalmente un po' di susina alle dico del banana show. Grazie zia. Alzi l'auditel. Allora, il bambù... Era già il 9! Ragazzi, il bambù, ve lo ricordate? Il bambù? Chi era questo bambù? Il bambù era quel locale che c'era sulla spiaggia di Fitovaia. Sai quello che c'era lì? Sì, no, sì, c'era lì. Quello lì l'hanno tirato giù, hanno tirato giù dopo anni che c'era l'istanza di demolizione. Fumo dai traghetti, quanto costa? Cinquantino. Famosa frase che si diceva tempi, droga che fare, abbassiamo i prezzi. Era bellissima quella cosa. Questo cos'è? Marciana Marina. Marciana Marina.
Ragazzi, ma ci mangiamo, cioè, le storie, i sapori. Che bella, questa quant'era che non si facevano di Valenziera? Ma infatti non si abitua. Mi mancavi, mi mancavi. Quindi la gente ci guarda e mi dice, ma questi che cazzo fa? Sapessero chi siamo, diglielo. Quello che facciamo in inverno. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Io mi guardo sempre situazioni poco. Seguite l'edicola Urbana Show su Facebook, seguitela. Diglielo. Vai, grande. Cerca edicola Urbana Show. Ti si apre un mondo nuovo. Chi è? Tutte le mattine alle 8:30. 8:15. Lui ci guarda mentre sta a cacare. Tutte le mattine. E come ci dice quello lì, che ci, perché il cervello a frase produce immagini. È vero. E uno mi disse, io la mattina ho detto, porto appena una sigaretta, vado a cacare e vi guardo. Gli dice, bello, che immagine che mi ha proposto. Quindi farai parte anche te. Ma iniziamo però a dire una cosa, questa cosa qui. Quindi siamo anche depurativi. Lunedì 23 luglio a San Piero alle 21:30. Ecco un'altra toppa. Eccola qua. Grazie, buongiorno. Sei in diretta alle edicole Urbana Show. Saluta. Ciao, ma ciao. Certaldi. Gli ammazzai un topo spaccando una scopa. Che mi deve ricomprare? Ricordami, può comprare una scopazia. Sì. Una lunedì 23 luglio alle ore 21:30 a San Piero presento Mistosh, il libro. Lei ha visto di Urbana Show? Presento Mistosh a San Piero, dove tutto è nato, perché Mistosh, il libro è nato lì. Ma lì ci saranno un po' di ospiti. Ma quella di ora? Associazione della Macinella, 21:30. Ma che scrive? Forse viene il poeta di Anno Primitivo. Forse Cicino, forse chi viene, quindi 21:30 San Piero presso la chiesa di insomma fuori piazza della chiesa davanti a quella San Nicolai. San Nicolai sarà questa presentazione, sarà carina, sarà anche dei video proiezioni. Certaldo saluta. Vai, di gommoni, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao ragazzi, buona giornata. Ciao, bene. Alla prossima. Allora, 21:30, 23, mi raccomando, venite a San Piero, se siete in zona lì, vi fidate una boccata di aria fresca, collinare, e facciamo una bella chiacchierata su cos'è l'isolanità. Cos'è l'isolanità? Cos'è che c'è in comune? Cos'è che c'è in comune? Perché siamo anche in Sardegna. Isolano chi è? E chi è nato su un'isola, no. Chi invece poi ci si trova in castrato? Secondo me chi ci trova incastrato? Chi ci trova incastrato? C'è nato. Questo l'ho sempre detto. Floris, che io mi non è incastrato e posso dire che ti non. Un po', ti metti in mezzo, allora, che si vede. Guarda, mi metto di qua. Posso dire che dopo 18 anni che sono all'Elba, porti in branca metà con ghiaccio. E posso dire che è difficile poter andare via da questa isola. Proprio sono incastrato e sto veramente bene in questa isola. Ma perché infatti ha ragione lui, isolano non è chi ci nasce. Perché c'è tanti isolani che io vidi tempo fa. Io manderei proprio via. Sì, che quelli che brontolano, che rompono coglioni. No, l'isolano è chi la sposa. Chi la sposa in tutta la sua essenza. Quindi tutte le sue contraddizioni. Spiegherai in maniera più articolata. Articolata cos'è? Lunedì. Questo Mistosh, lunedì alle 21:30 a San Piero. Che poi San Piero è un posto meraviglioso. Meraviglioso, è un posto magico. Un borgo meraviglioso. Un borgo magico, un borgo fresco. Levato Cicino sarebbe un posto meraviglioso. Meraviglioso, 21:30, chi viene ci fa piacere. No, andate. Anche perché penso faccio quella poi, penso, non so se c'è. Andate, perché poi io lo so che quando Regini presenta il libro si trasforma, c'ha la bellezza che comunque sia diventa uno show poi la serata, non è la classica presentazione pallosa dove Ma sei solo se accompagnato da una band? No, band purtroppo sono solo la suonare. Vediamo attimino se si improvvisa qualcosa lì per lì. Però io garantisco che non ci sono io, ma lui da solo, quando poi presenta il libro, se ne va. Cioè, lascio proprio. Quindi non è la presentazione classica di quello lì che presenta un libro a sedere con Paul. Lui che faceva alzare in piedi e inizia a passare per il capo che gli dice che fai, gli s'apre e diventerà una cosa show. Non vi mollo, grande Gianni. Bravo, aguanta duro, non ci mollare, da quello che era con noi. Quindi faremo queste piccole speciali.
estivi. Estivi. Ora magari ne faremo un po' più, prima di più. Ora sei rientrato. Ti sei riposato. Ma poi le notizie, vedi, ora comincia un installatore. E che se ne approfittano loro, che noi siamo in ferie. E loro arrivano ora, danno tutto il carico. Arriva, arriva il installatore. Ragazzi, è stato bello finché è durato. È mio. No, ecco, allora, Alessandro Floris, Federico Regini e Stix all'Edicola Urbana Show, per voi un grande saluto. Lei ha guardato l'Edicola Urbana Show, ti sei iscritta all'Edicola Urbana Show? Ora ti accettiamo subito la cosa. Mi raccomando, ragazzi, passate una bella stagione, che noi ogni tanto faremo il faremo qualche noi, e poi da settembre si riparte. Ciao si a tutti, riparte, ciao, riparte, con grandi novità, grandi novità. Il Micervello ha prodotto delle cose, Federico. Poi stanno producendo delle cose anche i nostri, diciamo, politici un po' tutti, quindi insomma c'è tanta roba, c'è tanta roba. Ma chi ti ristampa libri? Che lui è uno che stampa libri anche, eh? Allora devi sentire, l'editore che è Gordiano Lupi, che edizione di Foglio di Piombino, generalmente penso che fanno tutto su Milano, però Gianni facciamo tornate sentire. Presto, amore, grazie. Però Gianni ci facciamo sentire. La vedete questa che porto in tasca da qualche giorno? La vedete questa qui? È una cassa. Ricominceremo con le telefonate alle 8 di mattina all'insaputa dei vari sindaci, dei assessori, e chi più ne ha più ne metta. Ciao a tutti. Dobbiamo morire.